essere messaggeri di pace e dialogo in un mondo dove troppo spesso primeggiano il conflitto, la divisione e l'intolleranza. Con questo spirito si è tenuta recentemente a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, la conferenza Luce di Pace, Cristiani e Induisti in Dialogo. L'appuntamento, promosso dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha voluto rimarcare l'importanza del potere della preghiera, così come la coerenza della testimonianza nelle differenti confessioni religiose. Con noi il Cardinale Jean-Louis Thorin, presidente del Dicastero Vaticano, e Svamini Amsananda Giri, vicepresidente dell'Unione Induista Italiana. È importante nel senso che queste religioni orientali sono poco conosciute in Occidente, soprattutto parliamo con l'Islam, però lì sono grandi tradizioni di saggezza, anche di filosofie. E penso che nel mondo di oggi tenere questo tipo di iniziative è un motivo di speranza, vuol dire che è possibile convivere con gli altri, che la diversità non è minaccia ma è arricchimento mutuale. E poi penso che il fatto che abbia luogo in un'università ci ricorda che c'è tutta una educazione al dialogo, dalla scuola, dall'università, si può prendere radice una pedagogia del vivere assieme. Quando si vede il mondo di oggi, vediamo chi vuole vivere con gli altri e chi al contrario dice impossibile. Noi diciamo no, è possibile, perché non possiamo essere felici gli uni senza gli altri e certamente mai gli uni contro gli altri. Questo convegno cristiano indù, che è un convegno molto importante, perché cade in un periodo anche che è tra, dopo la nostra festa della luce, che è il Diwali, e la festa del Natale, che sarà fra poco. Quindi anche questa luce, che è il denominatore comune di queste due feste, diventa veicolo di conoscenza e soprattutto di dialogo fraterno, anche di saper rispettare le feste altrui e rispettarle e condividerle può far parte di un nuovo dialogo tra le diverse religioni presenti in Italia. Il dialogo è esplicato proprio nell'ascolto dell'altro, nell'ascolto e nel rispetto della diversità. E quindi l'induismo dice: noi siamo tutti una grande famiglia, e questo è una testimonianza in questi giorni, questo dialogo è proprio una testimonianza di come possiamo sedere insieme illuminati dalla luce che distoglie l'ignoranza. Parlare di dialogo, soprattutto in questi nostri tempi di confusione e scontro, vuol dire intraprendere la strada della speranza, coltivando il futuro dell'umanità. Gli esponenti religiosi hanno un compito molto importante, il compito di una foresta che silenziosa cresce e i giornali parlano dell'albero che cade, e invece è la testimonianza tra noi, tra le diverse religioni, di frequentarci, di dialogare insieme, di parlare e soprattutto di testimoniare con la nostra presenza, la nostra coerenza, di testimoniare al mondo che una via della pace è possibile se prima di tutto la creiamo in noi e da noi la trasmettiamo agli altri.